se non l'avessi fatto tu l'avrei fatto io adesso, perché c'è tra l'altro anche la moglie in sala. E come hai detto, se la pizzeria Fiore oggi non è più la pizzeria Wall Street, o il, diciamo, il fatto, lo scheletro di quello che era il fortino di Cocco Trovato, è anche per l'impegno suo che fino all'ultimo ha profuso all'interno della rinascita della pizzeria. Ora mi sembra di capire che il problema è, anche per quello che ho visto io con alcuni tedeschi, è che c'è mancanza di pizza buona in giro, perché tutte le volte quando ti dicono io sono io ma c'è la pizza buona, allora a questo punto quando faremo questo evento con Sorbillo gli dirò facciamo dei corsi per pizza, io in modo tale che così la qualità della pizza migliora e nessuno ha più la scusa di andare da loro che fanno la pizza buona, faranno la pizza buona, però dico semplice, allora c'ho un elettricista che mi fa un bellissimo impianto elettrico, però mi stupra la sorella, mi ammazza il cane e mi spacca un occhio, però dico però mi ha fatto un bel impianto elettrico, ho detto sì vabbè, però insomma mi sembra abbastanza, delle scuse un po' ridicole, ecco, perché poi torniamo sempre sulla differenza tra responsabilità politica, quella che gli americani chiamano accountability, che è diversa dalla responsabilità penale. Ciò che è politicamente rilevante molto spesso non lo è penalmente, il che non significa essere giustizialisti, significa che la politica delle sue leggi sono diverse da quelle della giustizia penale, tant'è che si parla di questione morale e non di questione giudiziaria. Detto, cioè, nel senso, il sindaco che va a braccetto col capo mafia non sta facendo nulla di penalmente rilevante, ma farsi vedere nel centro cittadino a braccetto col capo mafia è un messaggio devastante per quei cittadini che appunto vogliono ribellarsi al fenomeno mafioso. Non sta facendo nulla di penalmente rilevante, però politicamente qualche responsabilità e anche moralmente ce l'ha. Su questo punto, dottoressa, un suo, non so se l'ha gestito direttamente lei, ma un collaboratore di giustizia, questo è quello poi tra l'altro che racconta il professor della Chiesa nelle sue lezioni, ha detto che il primo indicatore urbanistico della presenza mafiosa sono, voi sapete che cos'è, le rotonde. E uno dice perché le rotonde? Perché le rotonde hanno tre vantaggi, costano, poi hanno, ovviamente non volete lasciare le rotonde sprovviste di un del verde, quindi si prendono la parte della cura del verde, poi hanno un altro vantaggio, che sotto le rotonde ci si può mettere di tutto. Arriviamo a una questione abbastanza sentita ultimamente anche a Milano dal punto di vista proprio sentita olfattivo, che sono gli incendi, i rifiuti. Lei, anche quando nell'evento in Bocconi a novembre, ha detto che non tutti sono legati alla criminalità organizzata, comunque ci sono delle indagini in corso. Il punto è che anche con il monitoraggio che abbiamo fatto sul fenomeno mafioso per la Regione Lombardia, la sequenza di incendi sistematica in determinate zone, parliamo di Brescia, dove addirittura il procuratore capo ha detto di recente che a Brescia è la nuova terra dei fuochi, a Pavia, adesso addirittura anche alle porte di Milano, è sempre un problema economico, nel senso che alla fine smaltire rifiuti costa troppo, o c'è anche altro? Perché poi nessuno, anche nell'ultima ricerca di Libera le Idee, solamente il 2% degli intervistati diceva, sentiva la mafia come un pericolo ecoambientale. Forse questo è anche un errore nostro, perché dobbiamo impegnarci più su questo fronte, però io, anche parlando con alcuni oncologi dello IEO, parlo di una mia amica e mi diceva che nella provincia di Milano c'è un particolare tipo di tumore molto strano per la zona, perché dove si verifica, e adesso quello che faremo nei prossimi mesi è incrociare i dati sugli incendi con l'incidenza tumorale. Però quanto è poco avvertito e anche problematico questo, forse anche poco studiato secondo lei, questo tema delle mafie e dell'ambiente? Prima volevo fare una breve considerazione su quella, sulla considerazione che ha appena fatto, sulla responsabilità politica e sulla responsabilità penale. Io direi sulla responsabilità etica delle nostre scelte, che non coincide con la responsabilità penale. Ve ne faccio un esempio. Due anni fa un aspirante sindaco del Comune di Seregno ha fatto l'ultima manifestazione della sua campagna elettorale nel locale di uno dei miei imputati nel processo Crimini Infinito. Era presente anche un ex vicepresidente della regione.
Bene, quel locale, potete immaginare che tipo di messaggio sia passato agli elettori. L'ultima manifestazione della campagna elettorale, nella bar pasticceria di uno condannato nel processo a carico di un grosso numero di dranghettisti. Lui peraltro non aveva la contestazione di mafia, ma è stato condannato perché nascondeva nel suo garage un carico d'armi. Bene, la vicenda è stato scandalo, il candidato sindaco venne poi eletto e comunque intervenne il prefetto che emise un'interdittiva antimafia e quindi chiuse l'esercizio pubblico. Notte e tempo, dopo la chiusura, fu esposto un manifesto enorme nel centro di Sereno con la scritta «Vi vogliamo bene», che non era diretta né a me né alle forze dell'ordine, come potete facilmente intuire. Però, ecco, dicevamo di comportamenti penalmente non rilevanti. Io vado a sostenere il candidato sindaco per la sua campagna elettorale in un locale con un soggetto vicino alla 'ndrangheta, è una scelta eticamente corretta, direi proprio di no. E tutti noi siamo in grado di fare queste scelte. Quando in occasione di interventi pubblici come questo i cittadini mi dicono vabbè, lei parla tanto di 'ndrangheta, ma molti mi dicono noi non li conosciamo gli 'ndranghetisti, e in ogni caso ci dica lei che cosa possiamo fare per da semplici cittadini. E io dico, potete fare molto. Innanzitutto dovete fare le scelte giuste quando siete chiamati a farle. L'esempio tipico, tra un locale gestito da persone rette e un locale gestito da persone, diciamo così, opache, amiche degli amici, parenti degli amici, ecco, vado in quello pulito, magari la pizza sarà meglio dall'altra parte, però queste scelte devo essere in grado di farle. Se io faccio l'imprenditore e c'è un'azienda che mi propone dei prezzi fuori mercato, o una cooperativa, perché vogliamo parlare del mondo delle cooperative, che mi fa dei prezzi, per esempio delle pulizie, fuori mercato, sono in grado di chiedermi come fa a praticare dei prezzi così, tra virgolette, buoni. L'unica spiegazione è che ai dipendenti in nero non paga i contributi, non paga le tasse. Quindi quando io sono chiamato a scegliere non posso e non devo fare scelte unicamente nel mio interesse. Quando vi ho citato il caso di Buccinasco, io ho sentito poi tutta una serie di imprenditori che erano committenti di grandi lavori e tutti costoro mi hanno detto noi sceglievamo le imprese calabresi o vicine calabresi. Non solo e non tanto perché non succedeva niente nel cantiere, ma perché i prezzi che facevano, dottoressa, erano la metà degli altri. Bella scoperta, bravi, siete dei bravi imprenditori, come mai secondo lei facevano prezzi così concorrenziali? Ah, non importa come facevano a fare questi prezzi così stracciati, non è affar mio. Quando si dice delle scelte dettate unicamente da criteri di convenienza, e non di responsabilità. Allora, mi aveva chiesto dei reati ambientali. Come tutti voi sapete, credo che in questo momento la nostra regione, in generale le regioni del nord Italia, stanno vivendo una emergenza ambientale. Per quale ragione? Perché il mercato cinese, la Cina sta per diventare, tra virgolette, la pattumiera del mondo, ha chiuso le frontiere per tutta una serie di materiali plastici. Questo ha fatto sì che cumuli di rifiuti derivanti soprattutto dalla raccolta differenziata urbana non abbiano una destinazione, o meglio, una parte di questi rifiuti di produzione campana sono diretti nelle aziende del nord Italia, perché nel nord Italia hanno sede le principali aziende che riciclano i rifiuti, che teoricamente dovrebbero riciclare i rifiuti. Purtroppo accade che c'è un surplus di offerta di rifiuto, quindi
molte di queste aziende si riempiono di un quantitativo di rifiuti che non sono in grado di riciclare e smaltire, perché diventerebbe antieconomico. Quindi abbiamo aziende regolarmente autorizzate per gestire un certo numero di tonnellate di rifiuti, fanno incetta del doppio di quanto potrebbero gestire, dopodiché arriva il sacro fuoco che risolve il problema. Quindi, da un lato accade questo, dall'altro invece abbiamo delle vere e proprie organizzazioni criminali che del tutto illecitamente ricevono rifiuti, anche qui in gran parte di produzione campana, ma in parte anche di produzione autoctona nel nord Italia, prendono in affitto dei capannoni in aree dismesse, li stipano fino all'inverosimile e poi danno fuoco. Il caso noto a tutti di Corteolona, per esempio, questo capannone bruciato per 2 giorni, era un'attività del tutto illecita. L'emergenza è seria e grave perché, dico sempre io, nel caso dell'incendio tutto sommato siamo fortunati, nel senso che l'aria si è riempita per alcuni giorni di diossina, ma poi insomma, non è che l'aria che respiriamo sia comunque molto più pulita a prescindere dall'incendio. Ma mi chiedo e vi chiedo, ma se questi imprenditori che operano nel settore smaltimento e riciclaggio dei rifiuti sono così privi di scrupoli, mi viene il dubbio che parte di questi materiali finisca sottoterra. Per carità, è solo un'ipotesi, fate bene attenzione, non ho elementi allo stato per affermare. Questo sarebbe ancora più pericoloso per la nostra salute. Proprio per questo noi stiamo facendo indagini di carattere molto approfondito, abbiamo aperto almeno una decina di indagini proprio in questo momento su questo tema. E invece vi posso dire che nell'ambito di questa attività investigativa abbiamo sequestrato, ma nel giro degli ultimi mesi, almeno una decina di siti del tipo di quello che vi ho descritto, quindi capannoni stipati fino all'inverosimile di rifiuti. Un tema ulteriore che sottopongo alla vostra attenzione è quello delle bonifiche, dello smaltimento. Perché? Perché io ho i sindaci dei comuni interessati, il sindaco di Oltrona San Mamede in provincia di Como, ma anche il sindaco di Gessate in provincia di Milano, abbiamo in sequestro, quindi questi capannoni pieni di immondizia. Il sindaco fa nell'ambito dei propri poteri un'ordinanza di remissione in pristino dello stato dei luoghi, quindi di bonifica. Chi è obbligato a farlo? Il gestore del sito e il proprietario dell'area. Il gestore normalmente il nostro indagato e non ha nessuna intenzione di sostenere i costi della bonifica. Il proprietario dell'area a sua volta dice: ma io non ci penso proprio, che ne sapevo io che veniva stipato di rifiuti, tanto più che spesso vengono allocati, dicevo, in capannoni dismessi di società fallite o fallendo in liquidazione. Il risultato è che noi abbiamo dei comuni di dimensioni simili al vostro che hanno questo problema serio, cioè hanno da mesi una discarica a cielo aperto e non hanno le disponibilità economiche per le bonifiche, per cui abbiamo sollecitato per esempio la Regione a stanziare un fondo per aiutare i comuni per la bonifica. Mi diceva recentemente l'assessore all'ambiente che nel caso di Oltrona San Mamede dovrebbero stanziare o hanno stanziato 400.000 euro per la bonifica del sito. Questo per dire che alla fine, al di là del danno alla nostra salute, i costi economici della bonifica ricadono su di noi, cittadini.